sto trasmettendo in diretta. No, veramente? Su Facebook, sì. Sì. Willy. Dai. Willy. Vieni, Willy. Willy. Vai Willy, piglia. Piglia Willy, sì. Vediamo qui. Eccolo qua. Eccolo qua. No. Prendetele pure il tartufo. Prendile sì, sì. Pure. Dai Willy, andiamo. Sì. Bene Andrea. Willy. Aspetta pure voi. Bene Andrea. Dai. Willy. Bene Andre, dai, ben sì. Dai, dai. Va piano. Dai, dai che vuoi. Tiela, dai. Boh, no. No. Wow. Dai Willy, vai campo Willy, sì, ben andato, dai. Dai Willy. Bene Andrea. Bon. Qua un tartufo nero invernale. È differente dal da quello di prima. Giù. Dai. Bene Andre. Willy. Magari poi gli spieghiamo anche come avviene l'educazione del cane. Willy, aspetta. Dai campo B, su Willy. Bugia. Dai Willy. È bello sto noccioletto, eh? Bello, sì. Dai. Piano. Gliela. Gliela. Dai. Sì. Figlia. Dai Willy. Dai. Figlia. Dai Willy. Gliela. Dai. Piano. Boom. 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 Ehi. Stop.
È piccola. No, 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 non è questa. Willy, piglia, fammi ughe. Willy, piglia, fammi ughe. E gliela a te, piglia. Dai. Dai. Gliela. Sarà un tartufo piccolo piccolo perché è andato via. No, c'è. Vieni qua, Willy. 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 Willy, vai che bim. Willy, musta. Musta. Niente, piglia. L'ha tirata fuori. È da qualche parte qua fuori. Piglia. Musta. Vieni sì. Musta. Piglia. E io non te, piglia. 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 Dai. Oh. Eccola. Bravo, Gio. È talmente asciutto che pensa che sia dietro. Ah, la raspa, poi va guarda dietro di Mafia perché l'ha già tirata è... fuori. Sì. E chiude sempre bene il buco, è importante perché le spore così rimangono dentro e danno un tartufo nuovo l'anno prossimo. Una cosa importante comunque è l'addestramento del cane, anche perché essendo cosa che non vediamo noi, dobbiamo fidarci solo al cane e per non rischiare di fare tanti passi e pochi tartufi devi avere un cane che sappia cosa perché gira. Sì, sì. Ok. C'è un che c'è anche in una scala. Vieni. Willy. Dai che pure. C'è asciutto. Praticamente si parte da dei cani, qualunque tipo di cane può andare bene a cercare tartufi. Tant'è vero che io ho tre cani di razza come lui, sono incroci bracco tedesco col pointer. E adesso ho comprato un lupo cecoslovacco, Cecur, e lo sto addestrando a tartufi. Ovviamente se hanno un naso lungo fanno molto meno fatica a correre e annusare e cercare sempre quel tipo di odore lì. Praticamente si parte da dei cuccioli appena nati. La mia tecnica è quella di ungere le mammelle della mamma con l'olio del tartufo, così che come nascono vanno a prendere il primo latte, praticamente il colostro, e sentono già questo profumo di tartufo. Dopo si passa, e questo dura circa 3 mesi, finché non vengono svezzati, finché non mangiano da soli. Poi si passa a dargli da mangiare tartufi col pollo, un po' di cose così, per quanto riguarda l'alimentazione. Quando devi farli giocare sempre con qualcosa che abbia del tartufo da qualche parte, tipo una pallina da tennis che la tagli, gli metti un tartufo dentro, poi gliela butti così loro la cercano, o gli metti qualche... Willy! O gli metti qualche tartufo sotto lo zerbino di casa, in mezzo alla legna, un po' dappertutto per farli giocare. Poi abbiamo il problema che però abbiamo insegnato ai cani quanto sono buoni i tartufi e se arrivano prima loro di solito è facile che te lo mangino. Allora nell'addestramento non comprende solo quello di insegnare a cercare tartufi ma anche di stare al comando praticamente. Quando dico ferma ad essere... E lì ci va qualche anno per insegnarli comunque. E all'inizio li usi con una corda lunga così che riesci col piede a pestarla o comunque a rallentargli un po' la corsa quando sentono l'odore del tartufo, che adesso lui gira piano, ma queste razze, questi tipi di cani qua quando sono giovani vanno molto forte, tu magari sei là e loro sono lassù, sono già là che scavano e ti mangiano il tartufo, poi sembrano correre, altrimenti vieni matto. E allora con una corda lunga cerchi sempre di rallentarlo e sempre farlo stare nei 4-5 metri intorno a te. E questo è un po' l'addestramento. Vuoi spiegare magari la differenza fra i maschi e le femmine? Allora, la differenza tra i maschi e le femmine è... Allora, fino a 7-8 mesi di età,
sia i maschi che le femmine sono praticamente uguali nell'addestramento. Poi dopo, il maschio si perde, diciamo così, si perde perché invece di cercare tartufi cerca solo più le femmine, va, non guarda più il tartufo. Invece la femmina continua nel suo percorso di addestramento. Se però uno ha voglia di avere pazienza con un cane maschio, continuare a portarlo, perderci un sacco di tempo, farsi venire mal di gola a forza di gridare, no? Praticamente un po' così. Quando arriva il cane alla maturazione sessuale, praticamente, 3-4 anni, che comincia a stare un po' più tranquillo, se ce l'hai ancora, che non hai regalato a qualcuno, hai un cane che di solito quando toglie tartufi ha un'altra marcia, è meglio delle femmine, ok? Le femmine imparano prima, però si fermano, si stabilizzano col tipo di cerca o di livello di cercare tartufi. Il maschio invece va più avanti delle femmine, poi è anche strutturato differente, patisce meno la fatica, lavora di più comunque di una femmina. E questo bisogna sempre avere un maschio e le femmine, tutti e due, perché è bello. Quindi dipende anche quanto li usi i cani, perché se i cani li tutti i giorni viene un cane, viene un buon cane, anche se non aveva magari delle attitudini particolari, però tutti i giorni fai venire. Se invece lo usi una volta alla settimana, come andare a pescare, però tutti i giorni hai la malizia di andare a cercare i posti anche giusti. Hai poche speranze di portare a casa della roba. Dai Willy, qui dopo un po' si stufa a mangiare, non mangia nessuno. Ma quindi sei tu che praticamente lo incite, se no lui si perde un po'. Ma no, se siamo solo io e lui no, ma lui quando vede che ci sono gli altri, io dico, tanto anche io sì. facciamo solo della gran scena. Per quello che gli alterno sempre un po' uno dopo l'altro, per non fargli prendere il vizio, perché poi quando sei poi da solo mangiano le nocciole. Più che mangiare le nocciole, che magari i canali si perdono un po', o li dai pis, o li dai. Sì, sì, sì. Dai Willy, sì. Dai campo B, sì Willy. Ehi. Dai campo B. Ma sei scuro, sei. Inciampo anch'io. Dai Willy. Ma perché è secco? E quindi il fatto che sia asciutto. Perché adesso quanto è che non piove? Non ha piovuto. Ma quasi niente, ha fatto qualche tempo. Ma no, a settembre quasi niente, la gusta più. Ha piovuto ad agosto, sì. Infatti se vengono più verso il basso, secondo me. Dai, perché Willy. La pioggia e quindi l'umidità trascina giù. Quasi castugna bosca, no? Sì. Per Dai Willy, piglia, sì. Dai Willy. Viene un po' da sì. Cioè il terreno quindi è stato smosso di meno, per cui è più facile che ci sia qualcosa. Ah, il diserbo è letale per il tartufo, ecco. Dai, piantali. Qua che c'è umido. Vieni qua, Willy. Te. Qua c'è già un pochino più. Di erba, sì, sì. Vedi anche le piante che non sono ben tenute, ma non hanno proprio. Sì, allora sì. Magari. Ma c'è il mio vicino, quello proprio dall'altra parte della strada, non gli fa niente. Possiamo andare lì. Lì mi ho paura un po'. Dai Willy. Dai Willy, vieni Andre. Vieni Andre, Willy. Perché qua siamo a cavallo di. Da una stagione all'altra c'è poco di uno dell'altro. Sì, è poco di uno e poco di altro. Sì. Dai Willy, sì.
Vai che è un po' vinto, va piano. Ma che volassi prova. Così. Dai, vai che è un po' vinto. Vai che è un po' vinto. Dai, più Willy. Dai, Willy. Che pazienza che ci vuole comunque. Ah, sì, sì. Il problema è che se non ti fidi di loro sei fregato. Certo, non hai alternative. Tipi niente, secondo me. Niente, ha trovato tutto. Dai. Ah, quando viene vicino a te vuol dire che non sente nulla. Non so cosa fare. Vuoi portarli nell'altro noccioletto? Dai. Ustina. Quello del... quella di... Sì, Marco. Sì. Ma sì, io sono... Come vuoi, io per me cammino. Dai, forza.